Taraglialeio, Taraglialeio, ah, sicuramente non si pronuncia così. È un buco, un piccolo paesetto, è una piccola spiaggia. Vediamo se riesco a fare una passeggiata lungo la spiaggia, che porto a casa comunque la giornata. All'ingresso parcheggi gratuiti, mi sembra che sono tutti gratuiti da ste parti. E lì è l'ombra, quindi l'ho trovato all'ombra sotto il platano e l'ho messo lì. Come ogni cittadina di queste parti c'è la grossa scritta bianca con il nome della città, così non vi sbagliate. Taraglialeio. Vediamo se si riesce a passeggiare fino giù in fondo là, perché ho visto che c'era un punto dove parcheggiavano le macchine prima di arrivare qua e andavano a fette. È possibile che ci si arrivi a piedi? Da ieri è un po' ventoso, ancora oggi è ventoso. C'è stata una perturbazione, di notte ha buttato giù anche pioggia, infatti ci stanno ancora dei residui, però il paesaggio tutto intorno è tutto uguale, tutto lunare proprio, vulcanico così, senza alberi, senza niente. Qui c'è la spiaggia nera, è tipo vulcanico, si dovrebbe andare giù per parecchio. Infatti le macchine, c'è un camper là, è dove avevo visto, e c'è una casetta. Non vorrei che piovesse, qui dice che la pioggia dura 10 minuti, infatti è stato così. Volevo fare la benza, speravo che c'era il benzinaro, ce ne stanno due giù a Morro. Poi un altro che avevo visto ieri andando su, più in su di qua. Però è ancora più su, quindi volevo fermarmi lì e fare anche una bella spicciolata. E fare benza, perché sulla televisione, un po' in Italia mi sto preoccupando, ma anche in Spagna dice che sta guerra, ci sono degli approvvigionamenti, cioè la persona faceva la coda lì alla fine per prendere la benzina. In Italia addirittura il metano a 4,90 e ci sono alcuni metanodisti, vado a metanodisti che hanno chiuso. Non so, quando torno a casa mi toccherà andare col piccolo serbatoio di benzina o con la macchina dei genitori. Sono bei cazzi, bei cazzi, bei cazzi. Bah, pizza e pasta farfalla, casetta tipica. Allora, le case sono quattro, ma non è questo che conta. Beh, in effetti, se dovevo farci pranzo, devono essere un bel po' di problemi. Qui c'è un'altra strada dove non c'è niente. Vediamo qua quello che c'è. E se non ci sono i ristoranti, beh, è un problema. Comunque, ah, qui c'è un ristorante, ma è chiaramente chiuso. Qui è Caruccio. Bello. Allora, Weather Channel dice, invece di mettere pioggia, sole, se c'era pioggia lo scriveva l'app, e quindi non l'ha scritto, non dovrebbe piovere, anche se forse qualche vuole pioggia ogni nuvola che passa potrebbe succedere, penso, comunque è molto variabile, secondo me neanche questo Weather Channel capisce una mazza. E in pratica che ha messo per oggi? Invece di mettere sole o qualsiasi altra cosa, ha messo un simbolo che non ho mai visto da nessuna parte, ha messo il vento. E sotto la percentuale che presumo, ah, sotto mi sa che non è la percentuale del vento, sotto forse è la percentuale di pioggia. Ah, ok, allora mi sa che sotto è la percentuale di pioggia. Allora io vado a passeggiare verso là, invece se passeggia pure verso qua, se va su una collina c'è un punto panoramico segnalato. Comunque, dicevamo, e penso allora che sotto è la probabilità di pioggia, infatti è al 7%, è quasi zero. E posto vento, però il vento boh, non è che lo sento tanto. Sì, c'è un po' di vento, ma non è quelli che te devi aggrappare. Ieri sera un paio di folate a 50 km/h, per fortuna era di notte, sentivo la finestra. Mi stavo cagando in mano, però oggi già sembra un po' meglio. Poi i prossimi giorni dice che migliora un bel po', quindi speriamo. E poi sti cazzi.
qui ci doveva essere il punto panoramico, ma cioè, che fai se ti arrampichi in modo capra? Qualcosa avevo sbagliato, c'era un sentiero, ma c'è il sentiero? No, non è neanche quello il sentiero. Qui c'è un intoppo, un granchio! Un cazzo di granchio! È enorme! È scappato! Capito che storia? C'era un granchio! Un granchione! Qui ti mozzica tutto, gli scoiattoli, i granchi! Questo però scapparono. Vado via, porca troia. Vediamo se riesco a beccarne un altro. Eccone un altro, cazzo! È enorme. È un granchio enorme. È rosso con le zampe rosse e la testa nera. Eccone un altro, scappano tutti via. Si è buttato in acqua. Eccone un altro lì. Chissà se mi si mangia, se scappano. Questo era nero. Ecco un altro là nero, sembra un ragnaccio. Vanno a prendere il sole. Non l'ho mai visto dei granchi così. Grandi e brutti. Ok, quindi adesso sapete anche cosa venire a fare qua, a vedere i granchi. Qui, dov'è sto punto panoramico? Ah, ci sta un coglione là, aggrappato come una capra. Devo riuscire a capire come ci è arrivato. Andiamo a capirlo. Allora, il sentiero che è segnalato da MapsMe è proprio alla fine delle case. Si può salire qua sopra. C'erano anche altri due tizi che erano di su. Quella casa sembra chiusa. C'è le scalette per arrivare sull'ultima casa e poi c'è. Ma che traia. C'è il cane che abbaia là. E i pecori, c'è dei pecori, non è capri, ah c'è anche delle capre, capre e pecori. Nuvole e schiarite, nuvole e schiarite. Il rischio è che una nuvola porta l'acqua. Vediamo i prossimi giorni se migliora. Sull'app del meteo dice che è così per colpa di un evento sul mare. Che è tutto e niente, vento sul mare, la perturbazione, so, cazzo ne so. I primi 2 giorni, 3 giorni, ma perfetto, caldo, sole, pochissimo vento. Poi ieri sta cazzo di perturbazione assurda, che però la giornata è andata bene lo stesso. E adesso il vento, vi faccio proprio la cronaca di tutto passo passo, così capite. È chiaro che oggi c'è un po' di vento. Sta spiaggia ad esempio è completamente vuota. I primi giorni si stava bene, invece era piena, cioè c'era persone giù a Morro e spiaggia. Ah, c'è una seconda parte del paese là sopra, le solite espansioni sulle colline. L'espansione sulla collina. Questa è una spiaggia completamente nera, come segnalato da diverse guide, che ogni tanto dice questa è nera, questa è nera. Questi qua c'ha giubbetto, questo ma sta a maniche corte, c'era 18 gradi sulla macchina, c'era 18 gradi sulla meteo qui, sulla app 19, ma sto benissimo. Ma poi si vanno a uscire il sole dei goce, cazzo bello, ci stanno i coglioni che sono arrivati lassù in cima, sono dei coglioni al quadrato. Vedete quanti belli alberi, ogni tanto qualche gruscio selvatico, qualche tipo cactus, così è. Questo è il tipico paesaggio della zona. C'è qualcosa lì, cos'è? Uno scoglio. Pensavo che erano dei sub. C'era una ciuffa qua dietro che passava. La ciuffa. Una ciuffa strana. Particolari perché è tutta sassetti così, però ci sono delle zone che
mia mappa dice punto panoramico, proviamo ad arrivarci. Quando esce il sole è proprio vergogne. Se c'è un po' di nuvole e l'arietta chiede il giubbetto. È una cosa così. Qui ci sta sti cosi verdi. Non so cos'è. Sono una specie di schiuma verde. Andiamo avanti. Dovrebbe essere qui dietro. Qui forse un tempo ci passava l'acqua, o forse quando piove, quelle poche volte ci passa ancora oggi. Sembra un letto di un fiume. Allora, probabilmente sarà difficile per voi vederlo, ma quella zona là è desertica. Cioè, c'è una montagna tutta di sabbia. È tutta ricoperta di sabbia. Infatti, quando ci passi con la macchina, vedi dalla parte di qua tutta sabbia. E si vede benissimo da qui, è bianca rispetto alle altre parti che invece è scura. E poi la parte finale che è anche morro. È così, quella è proprio sabbia, su tutta la montagna di sabbia. E quando ci passo si vede la sabbia che arriva in mezzo alla strada perché giustamente c'è il vento. È una zona, penso, desertica. Le guide non dicevano niente, ma proprio da qui è chiaro, è bianca. E infatti è così, è sabbia, una montagna piena di sabbia, fatta tutta di sabbia. C'è il deserto del Sahara qua verso il Marocco, è proprio in linea d'aria. Cammini, cammini e arrivi al deserto del Sahara, questa stessa altitudine. E qui c'è questo, il punto panoramico però segnato dalla mappa è proprio sopra quella roccia. C'è una specie di pozzo, perché da quel punto si vede anche la spiaggia che sta dalla parte di là, c'è una spiaggia inaccessibile, non c'è mai strada per la macchina. È spettacularis, è abbastanza spettacularis. Adesso c'è il sole, non c'è neanche il vento. Spettacularis. Ecco, dovrebbe essere sempre così. Tenerife era sempre così. Anche Gran Canaria in parte, sì, Gran Canaria, grosse passeggiate su posti tipo questi, però c'era più vegetazione, era più diversa e chiaramente non ho mai beccato un vento forte, niente. Quindi, sicuramente, anche se aspettiamo un attimo a dirlo, primo posto Tenerife, secondo Gran Canaria, per il momento è terzo Fuerteventura, per colpa del vento. Tutto il paesaggio brullo, piccolissimi posti, non ce ne sono molti, almeno qui a sud. Per il momento questa si piazza al terzo posto come qualità del posto dal punto di vista turistico. Però è ancora presto, ancora non ho visto il nord, quindi bisogna aspettare, aspettate pazienza. Ok, sono sulla parte della spiaggia e nel frattempo è arrivata la classica nuvola. Adesso vi dirò se nel proseguio funzionava ogni giorno così, ma penso solo. No, i primi 3 giorni no. E ha fatto 4 minuti di sgrullo di pioggia. C'è uno con l'ombrello. A che mi sono organizzato? Ho capito come poter fare per ovviare a queste problematicità. Ah, questo è un albergo. Tutte stanzette di tipo turistico, capite com'è venuta su questa? Hanno iniziato ad essere turistici e hanno creato sti cose. Prima c'era solo il paesetto. E qui diventa un lungomare. Allora, ho preso il giubbetto che si può alla bisogna togliere e mettere in mano e tenerlo le tasche per utilizzare, per metterci il cellulare, sta roba qui, in modo che possa anche tenerli dentro la tasca con il giubbetto in mano, perlomeno quando le previsioni sono come oggi un po' variabili. E sto giubbetto, grazie alle divinità celesti, ha il cappuccio. Ho tirato sul cappuccio e ho risolto. C'ho nella tasca anche il mini ombrello nel caso dovesse peggiorare. Ecco qua, 4 minuti di pioggia. Qui si sente una de magna, eh? 4 minuti di pioggia ed ecco l'ora del sole. Adesso il giubbetto si può anche togliere per riprendere un po' il sole sulle braccette. E questa può essere una soluzione. La butto là così. Se prova, voi non me ne frega niente di essere ogni tanto sforzati. Adesso il vento è anche poco. Questo è quanto.
qui penso che si arriva fino al camper, però dovrebbe essere strada accidentata, no? Non so se vale la pena. Comunque, questo è in costruzione, però forse hanno capito che neanche quell'altro gli si occupava, perché capisco tutto, ma qui ci vuole proprio uno che viene perché c'ha voglia proprio del nulla, cazzo. Non c'è manco, c'è un ristorante, ma era chiuso. Però quelli che dicono io da qui parto con la macchina, che poi il discorso che faccio io, solo che alla fine io sono andato sul resort, che esci dall'albergo, vai a Morro a piedi, e penso che sia preferibile. Allora, la brutta notizia è che su sto Tara Ilei Eio qua non c'è negozi, c'è solo un supermercato e un'altra cazzatina. Il ristorante era chiuso, ce n'è uno solo. Chiaramente non c'è passeggio e niente. La buona notizia è che c'è l'escursione sulla Montarozza di là, tutto sto lungomare qui, la spiaggia nera, che sicuramente qualcuno gettonerà quando c'è condizioni climatiche idonee. Lungomare con panchine vuote, tre persone che passeggiavano, e un'altra piccola escursione, zona camper. Ci sono cinque camper che sono buttati giù dalla stradella sbrecciata, dalla strada statale, che è quelli che avevo visto venendo qua. Vediamo se c'è possibilità. Sì, proviamo via mare. C'è una casetta qua in fondo. Però invece di andare sulla collina, voglio provare via mare. Che succede? Là sotto se c'è. C'è una grotta. C'è come una grotta. La sabbia scura è particolarmente dura. Insomma, ci si cammina benissimo, come se fosse strada normale, la strada asfaltata, non è quella sabbia che sprofonda. Qui ci sono le strane formazioni rocciose. Il problema è che adesso qua vicino ci sono altri 2, 3, 4 posti che sono tutti piccoli e non mi ci combacia col pranzo. Costa Calma non vorrei tornarci. Vediamo la mappa quando torno in macchina. Ah, c'è un nudista. Meglio non andare a rompergli le palle. Però se cammina sulla spiaggia fino ad arrivare a quella casa là. Questo sta a Piazzone. Ah, certo, lì dietro è pure riparato. Che coglione. Che coglionazzo. Salito sulla Montarozza, a destra c'era la superstrada, che in questa zona, solo nella parte sud, come ho già detto più volte, è a due corsie per presenza di marcia, quindi è una. Ah no, qui già diventa questo due corsie è totale. Quindi sono alla fine della superstrada, che era proprio a poi sinistra. Sono alla Montarozza e qui tira un po' più forte il vento. Conclusioni, negozi zero, un supermercatino, un ristorante chiuso, la spiaggetta e due passeggiate che andate un po' oltre la cittadina, sulla collina. Non, niente di eccezionale, insomma. Negozi sull'espansione collinare delle casette non penso proprio, ma adesso ci do un'occhiata passando con la macchina. Ok, 4 km di passeggiata per uno che ama solo e esclusivamente le passeggiate, sì, possibilmente in mezzo alle persone, in mezzo ai negozi anche meglio, ma anche e soprattutto, beh, anche diciamo, in mezzo a nulla, nella natura, passeggiata qui ci siamo, 4 km, non c'è tanto. Il posto è questo, calcolatelo. Piena stagione, senza vento, eccetera, giornata stupenda, spiaggia così. Essere cittadini.